Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, sono Elena, grazie per seguire il mio canale e se vi iscrivete vi vorrò bene per sempre. Allora ragazzi, volevo continuare a fare play di gioco, avete visto l'ultimo episodio, spero che vi sia piaciuto, però purtroppo devo fare un altro video, modalità Satana, mi dispiace un sacco, cioè sinceramente non volevo più fare questo genere di video perché comunque ne ho già fatti parecchi, mi ero anche abbastanza stancata. Ma vi devo raccontare che cosa è successo a Giaveno ieri notte. Qua sta diventando un posto che già puzza, ragazzi. Mi dispiace doverlo dire. Io parto sempre con i migliori presupposti, ma purtroppo, come vi dicevo, ci sono grossi problemi. Questo video sarà anche un video dove vi racconterò la descrizione tipica di un truzzo. Vi ho già fatto dei video su chi sono i plebei per me, che sono i mediocri, non i poveri. Oggi volevo fare un video sui truzzi, cioè questa abominevole feccia dell'umanità che purtroppo nell'ultimo periodo si è moltiplicata veramente in una maniera assurda e vediamo i danni che procura. Comunque, se avete visto il video che ho fatto precedentemente di Giaveno, avete sicuramente saputo che qua pullula di truzzi e bimbo minchia, purtroppo. Anche quando ero stata a Coazio ho avuto questo problema. Infatti vi avevo raccontato che era impossibile viverci perché non si aveva mai un attimo di tregua. Adesso che sono a Giaveno, devo essere sincera, credevo di non dovermi riscontrare con questo problema, ma purtroppo è capitato ancora. Ho avuto questo problema anche a Torino, vi ricordate il mio video sui peruviani vicini di casa di mio padre, che poi dopo hanno fatto una meravigliosa fine, ancora ogni volta quando ci penso, ragazzi, quel Natale è stato meraviglioso, quel Natale, quando li hanno arrestati, un godimento senza fine, ragazzi, veramente. Oggi non parliamo di peruviani, ma parliamo sempre di Giaveno. Ieri notte io ho fatto un pochino tardi, sarà stata l'una, l'una e mezza perché ho dovuto finire delle cose. Sapete che io mi scrivo tutto, cerco di farmi tutti i programmi per fare video, per anche studiarmi la storia di Play the Gioco, come continuarla. E poi sono andata a dormire verso, non so, l'una e mezza, quasi le due più o meno, era già tardi. E già da tutto il pomeriggio precedentemente, quindi già nel pomeriggio, tardo pomeriggio perché i truzzi sapete che si svegliano sempre dalle 3 alle 4 del pomeriggio, visto che non fanno assolutamente niente nella loro vita, cioè è gente che non lavora, è gente che non produce, è gente inutile, diciamolo pure. Si svegliano sempre molto tardi. Comunque sia, era tardi, io sono andata nel letto e sentivo già il solito imbecille che passava su giù con questa macchina truccata, che è ovviamente un reato, ragazzi. Specialmente quando vengono fatte modifiche dove si, come si dice, i decibel vanno oltre una certa misura e questo babbeo ha messo tipo una marmita. Adesso spiegatemi nei commenti se siete esperti, cosa significa quando una marmita fa quel suono tipo esplosione, tipo scoppiettamento. Molto probabilmente me l'avevano già spiegata sta cosa. Penso che ci sia una cosa collegata all'acceleratore, quindi al fatto che quando tu dai gas, la benzina incendiandosi produce questo rumore, una cosa del genere, però spiegatemelo nei commenti se sapete i dettagli, che tutto fa brodo, cioè è sempre bene sapere tutti i dettagli. Comunque sia, ha la macchina modificata, una macchina truccata, molto probabilmente sono più di uno che ha questa macchina truccata. Credo 3 o 4, adesso non sono sicura del numero, ma mi informerò perché è il momento, ragazzi, della verità e tra un po' scopriremo chi sono, perché adesso in questo momento sono molto curiosa di sapere i nomi di questa gente, visto che ci tengono in una maniera così forte a volersi far vedere, a volersi farsi notare, a farsi sentire fino alle 4:30 4 del mattino. Quindi mi pare giusto sapere chi sono e sapere bene tutta la loro vita, giustamente perché
ci hanno coinvolti, i ragazzi ci hanno coinvolti e probabilmente vogliono che noi tutti sappiamo la loro identità e chi sono. Io devo essere sincera, poi ieri mi ero veramente adirata, tanto che stavo per chiamare i vigili alle 4 del mattino. Poi ho pensato, aspetta, fallo domani a mente fredda perché ti viene meglio. Oggi scriverò anche al sindaco Giacone, che è sindaco di Giaveno, perché voglio avere molte più delucidazioni riguardo a questa gente. Voglio sapere appunto i motivi per cui io, che ad esempio sono qua da 2 anni, ma molto probabilmente vanno avanti da più di 2 anni, non si sono mai presi provvedimenti seri, cioè sequestro del veicolo e della patente. Una cosa anche abbastanza semplice da fare. Ovviamente scriverò anche ai vigili o comunque telefonerò ai vigili lunedì. Quindi, come sempre, indovinate chi è che si deve esporre. Come mi era successo con i peruviani a Torino, questa cosa si ripete, però si vede che sono brava a fare pulizie, ragazzi. Sapete che qua c'è Giaveno Green e io diventerò molto green, quindi eliminiamo la feccia dal comune che veramente ha scaramellato le palle. Perché, ragazzi, voi non potete immaginare ieri questo tizio. Sembrava posseduto nel senso vero, adesso non vi so dire se sia un tossico o no, perché aveva l'atteggiamento di uno che avete capito, adesso non posso dirvi tante cose perché sennò ovviamente YouTube si sconvolge, però aveva quell'atteggiamento di, sapete quella frenesia dell'onnipotenza, della megalomania continua? Solitamente chi si comporta così è perché assume certe sostanze, ragazzi. Solitamente. Comunque, questo individuo con questa sua patetica, e sottolineo patetica, macchina truccata, è andato avanti fino alle 4:30 del mattino, più o meno, a fare tutta Giaveno, ovviamente, andando poi verso anche Avigliana, andando poi verso Coazze, quindi andava su e giù in questo suo attimo di non si può neanche definire frenesia e di esaltazione, non so come spiegarvelo in altre parole, e ha rotto il fino alle 4 del mattino, sbattendosene altamente le palle di tutte le persone che vivono qui, quindi persone che il giorno dopo si svegliano per lavorare, persone che hanno una certa età, magari sono anziane e vogliono riposare, persone che hanno bambini piccoli. Questi individui qua, ragazzi truzzi, non avendo un animo, una moralità e nemmeno un'educazione, perché avevo già detto che molto probabilmente gente abbandonata nella ruota degli sposti con quasi, cioè, secondo me sì, questa gente qui non ha uno scopo di esistenza, ragazzi, ma esiste esclusivamente per rompere le palle. E uno dice, vabbè, purtroppo esistono. Certo, però adesso voglio avere delle risposte, voglio avere delle risposte, scriverò quindi al sindaco, vi farò sapere cosa mi dirà e scriverò ovviamente anche i vigili, perché adesso mi avete dato un buon consiglio l'altra volta, mi avete detto chiama i vigili e io ho detto, vabbè, non... spero che non si debba arrivare a questo punto, invece siamo arrivati a questo punto perché quando non mi fanno dormire alle 4 del mattino io divento Satana, ragazzi. Ma non soltanto io. Io penso che comunque a Giaveno molta gente si sia rotta i co, ma grandi, ma proprio grossi, veramente. E bisogna anche dare una lezione a questi individui che credono di essere, avete presente, qua siamo a un livello veramente di essere patetico. Non so se credono di essere, non so, come i criminali fichi, non lo so, comunque fate ridere, siete patetici, perché non lo siete. Non lo siete, dovete capire che cosa vuol dire rispettare la legge, rispettare gli altri, e vedrete che ve lo faremo capire noi. Perché ci siamo scassati? Ci siamo scassati. Basta. Io non ne posso più di andare ogni volta in dei posti a avere a che fare coi truzzi. E a Limone Piemonte avevo a che fare coi truzzi. E a Coazze coi truzzi, a Torino coi truzzi. Basta, io non ne sopporto più questa categoria qua. E non sopporto chi li mette al mondo anche. Perché preferirei che fossero
i loro genitori, vi giuro, perché sono categorie infide che non servono a niente se non a rompere le palle. Non servono a nulla, sono l'ultima ruota del carro e danno fastidio. Ma adesso non vi preoccupate che ce ne sbarazzeremo, perché è arrivata la resa dei conti. È arrivata la resa dei conti e non so se gli altri hanno più pazienza di me, io non ho pazienza, ragazzi, io non ho pazienza. E già in questi 2 anni mi sono sempre stupita, come sia possibile che nessun vigile sia mai intervenuto, è già vero. Ma cavolo, ma cos'è? Ma li sento solo io? Li sentiamo soltanto noi tutti intorno e tutti gli altri non li sentono? Questa è anche una cosa molto strana. Sono persone intoccabili? Sono figli di persone potenti? Sono figli di persone ricche? Sono figli di politici? Che c***o sono questi? C***o? Vogliamo i nomi, vogliamo sapere chi sono, perché hanno veramente rotto le palle. Adesso quella marmitta schifosa e pam 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 pam, te la devi mangiare. Te la devi mangiare. Te la devi mangiare perché è finita. Basta, non c'è più trippa per gatti. E voglio vedere quanto ti durerà ancora quella tua stupida e inutile patente. Voglio ridere, voglio veramente ridere. Ovviamente i vigili mi daranno ragione perché, ragazzi, è un reato. È un reato truccare le automobili, è un reato andare a fare i testa coda. Ragazzi, testa coda, superando il limite di velocità, rischiando di investire persone. Tutti i reati, sono tutti reati questi. Tutti i reati, fare le cose clandestine. Quindi ovviamente appena parlerò con i vigili mi daranno ragione e ci divertiremo. Ci divertiremo visto che loro si divertono a fare così. Io invece mi diverto a pulirvi, a pulirvi. Io mi diverto a pulire la città. Abbiamo degli hobby opposti, abbiamo degli hobby differenti. Quando ho scritto nel gruppo di Giaveno questa cosa, ragazzi, ho notato una cosa particolare. Ho notato che molta gente la pensa come me, comunque, ma hanno quasi una titubanza, cioè hanno quasi, non dico paura, però sono un po' trattenuti. Io invece no. No, io non ho nessuna cosa che mi trattiene. Perché io devo lavorare e di notte voglio dormire, soprattutto quando è notte fonda. Poi, se uno è un truzzo e nella sua vita si gratta quel suo inutile e stupido culo, a me non mi frega niente se te lo fai a casa tua. Inutile essere. Ma tu qui, con quella tua marmitta truccata, non ci devi girare mai più. E fidati che verrà eliminata quella tua stupida e inutile macchina. Detto questo, vi farò comunque sapere come si svilupperanno gli eventi, però io fino a che sto qua non me ne frega niente, a costo di scrivere a chiunque, a costo di fare continui video, ragazzi, perché io farò video pubblici. Voglio vedere poi, voglio vedere se saranno persone, se viene fuori che sono figli di qualcuno. Farebbe anche ridere questa cosa, ragazzi. Ma chi scopriamo che sono? Chi verrà fuori che sono figli di gente che ha i soldi? Che sono figli di gente che magari è conosciuta? Ma mi faccio delle risate ancora più grandi, guarda. Tanto ho ragione io tutta la gente che si è rotta le palle. Quindi, basta! Questa cosa è finita, perché veramente, ragazzi, ieri io ero seriamente in modalità Satana ieri notte, mi sono trattenuta poi a non fare io cose sbagliate, però veramente, come si dice, cagato fuori dal vaso. Ma non è la prima volta, ragazzi, non è la prima volta, perché io sto qua dal 19 e questa feccia inutile, diciamolo, il nome proprio è feccia inutile, ce la dobbiamo subire già da parecchio tempo. Ed è arrivato il momento che pagano per quello che stanno facendo. Basta con andare in giro a scoppiettare le marmitte, basta con fare corse clandestine, basta con fare... Hai rotto il c***o! Quindi è finita questa cosa, è finita. E sarà un piacere, è un piacere comunicare ai vigili certe cose. Voglio proprio vedere chi sei, veramente, sono curiosa di sapere chi sei, voglio vederti in faccia, voglio vedere che faccia c'hai, che lavoro fai, che cosa fai nella vita, visto che hai cercato di attirare la mia attenzione facendomi diventare Satana e sono 2 anni che rompi le palle a girare per questo c***o di comune, adesso vogliamo vedere chi c***o sei, così ci facciamo tutti una bella chiacchierata. Cristo, veramente.
Ragazzi, scusate se poi divento Satana, ma veramente quando non dormo già fa caldo, fa ancora caldo. Oltretutto non dormo e oltretutto qua i truzzi devono smettere di esistere. Basta! E chi li ha messi al mondo? Perché prendiamocela anche con le loro madri. Chi li ha messi al mondo è giusto che se li tenga a casetta sua. Perché se tu metti al mondo un truzzo te lo devi tenere. Comunque sia, adesso mi voglio fare delle belle risate. Vi farò sapere, ragazzi, come andrà a finire. Quando finirò di fare questo video, scriverò ovviamente le mail, quindi sindaco e vigili, e mi diranno finalmente delle cose, delle verità, perché per me è assurdo che soltanto a me mi viene la rabbia. Ma che, qua tutti siamo tutti senza palle, cioè, siamo tutti che ci dobbiamo far mettere i piedi in testa da tre o quattro truzzi provincialotti? Ma stiamo scherzando? Ma chi sono questi? Chi sono? Vogliamo sapere chi sono. E lo scopriremo, ragazzi, lo scopriremo, perché qua non c'è l'omertà. Qua non siamo nel profondo sud, ragazzi, qua siamo nel nord, qua non c'è l'omertà. Vi insegno anche cosa, se voi siete del sud, vi insegno come bisogna comportarsi, ragazzi. Quando qualcuno vi rompe le palle e fa un reato, va detto, perché altrimenti è inutile poi. C'è Buri anche se spaventa. Altrimenti poi è inutile lamentarsi che il mondo fa schifo, che non siamo tutelati, che. No, no, bisogna dire le cose. Bisogna dire le cose quando si ha ragione. Quando si ha ragione, noi abbiamo ragione. Questa gente non deve più poter rompere le scatole. Vieni, Buri. Vieni. Non deve più avere il coraggio, non deve più avere il coraggio di usare la città. Guardate Burian, cosa vuoi dire Burian? Anche lui. Pensate ragazzi che Burian ieri ogni tanto saltava dal letto perché questo idiota scoppiettava questa cosa truccata continuamente, ragazzi, fino alle 4 del mattino. E lui si spaventava giustamente perché sembravano esplosioni. Ditemi voi se uno che va in un paese turistico di montagna che ti dicono la tranquillità, l'ecologia, vieni a vederti la fiera, vieni a vederti le luci proiettate e il muso del fungo. Secondo voi uno che viene qui e poi si deve scontrare con questa feccia dell'umanità che vi rompe le palle e non vi fa dormire di notte? Vi rompe le palle il pomeriggio continuamente, secondo voi è una cosa positiva per il turismo? No, che non è positiva, perché come mi rompo le palle io, figuratevi uno che viene qua per meno tempo, vuol fare il turista e si scontra con questa feccia. Cioè, pensate quanto poi prova rancore, perché ovviamente si sente preso in giro e dice: ma io ho pagato, volevo andarmi a vedere un comune turistico, volevo vedermi le cose carine, belle, e poi non me le posso mai godere perché se vado a prendermi una casa in affitto non posso dormire perché ci sono i truzzi. Di pomeriggio ci stanno di nuovo questi b*** di truzzi. Come mai? Come mai non li togliete? È tanto difficile togliergli questo schifo di patente, sbriciolargliela e sequestrargli la macchina? Oltretutto hanno fatto reati, quindi cosa c'è di così difficile? Perché? Perché sono personcine che non si possono toccare? Adesso vogliamo saperlo. È il momento di dire a carte scoperte la verità. La verità che è sempre la cosa migliore, secondo me. Niente, scusate per i miei video continui in modalità Satan, ragazzi. Sono video dove io devo mettere un casino di beep continui. Però vanno fatti perché io veramente negli anni ho dovuto subire sempre dai truzzi. Mi sono stufata, cioè mi sono stufata, adesso basta, basta assolutamente, anche perché, ripeto, qua siamo a un livello di essere patetico, un essere patetico, patetico a grandi scale proprio, grandi scale e non hanno niente a che fare con il vero automobilista e il vero motociclista, perché io amo le moto, amo le macchine sportive, mi piacciono, però, ripeto, ma nessuno che è veramente intelligente passa la notte a andare su e giù così, come un imbecille, dando fastidio agli altri, inquinando, senza una meta. Soltanto uno che ha seri, grossi problemi e va fermato. Va fermato perché comunque può essere anche un pericolo, diciamocelo. Non sono persone tanto a posto queste. Quindi adesso sono molto curiosa comunque di sapere chi è, di sapere chi sono. Sono veramente curiosa di questo. E cosa mi risponderanno sia il sindaco che i vigili? Perché
Strano, è molto strano che comunque loro non se ne accorgano. Se vivono tutti qui, e come me ne accorgo io che c'ho le orecchie e tutti anche altre persone che hanno le orecchie, perché voi non ve ne accorgete? Perché non vi sembra strana questa cosa anomala? È un qualcosa che voglio avere delle spiegazioni, perché non mi tornano i conti. Non mi tornano i conti. Come mai? Cioè, io se fossi un sindaco, adesso vi faccio un esempio, se io fossi un sindaco di un comune e sento una cosa del genere, ma neanche tempo di 24 ore, questi non ci sono più, nel senso che non girano più. Zero macchina, zero patente, ma neanche in giro di 24 ore te la blocco sta cosa. E io che sto qua da 2 anni, ma secondo me continuano da molto più tempo, è molto strano che invece questi continuano imperterriti a fare queste cose. Vedete che non tornano i conti, che c'è qualcosa che non va? C'è qualcosa di anomalo, c'è qualcosa di molto strano. E visto che noi siamo per Giaveno Green, quindi puliamo Giaveno dalla schifezza, puliamo Giaveno dallo sporco, dalla sporcizia, dalla spazzatura, togliamo anche quella che cammina a volte, perché loro sono spazzature, ragazzi. Perché, ripeto, non devi fare reati. Uno che fa un reato di questo genere non può avere più una macchina perché appunto è truccata, non deve più avere la possibilità di avere una patente perché pensate a una persona del genere che ha, è come se avesse una ARMA, adesso non posso dirlo se no YouTube mi dice che dico una cosa sbagliata, in mano potrebbe veramente fare delle cose che poi dopo leggiamo le tragedie, investito. Poverino, ecco, perché ci sono questi individui che vanno fermati e ci sono tutti i mezzi per fermarli. Poi non riesco a capire questa cosa ancora, non la capisco perché nessun altro faccia, cioè, fanno tutti finta di niente, ma cosa avete paura? Avete paura? Ditemelo, abitanti di Giaveno, c'è qualcuno che vi fa paura? E come mai? Come mai questa cosa? C'è qualcosa sotto che non sappiamo? Ci sono delle verità nascoste, come quel film che aveva il titolo? È giusto dire le cose come stanno, ragazzi. La verità è sempre la cosa migliore. È sempre la cosa migliore e bisogna migliorare le cose, altrimenti succede, come vediamo altre notizie, avete visto quello schifo di rave party? Ragazzi, quelli che fanno i rave party per me non sono neanche da considerarsi esseri umani. Vi giuro che per me non sono neanche da considerarsi esseri umani. Dire che mi fanno il vomito è poco. Di più, mi fa più di vomito, più di schifo di quell'obbrobrio umanoide che non si può neanche definire esseri umani. Ed è allucinante che vengano lasciati senza un intervento, perché non ci vorrebbe assolutamente niente a prenderli tutti. Non ci vorrebbe assolutamente niente a bloccarli, ragazzi. Ed è arrivato il momento, come in un organismo, quando ci sono i batteri che rompono le palle, il sistema immunitario deve fare un mazzo così, noi facciamo la stessa cosa. Adesso è arrivato il momento di fare come sistema immunitario. Tu sei un batterio che mi rompe, io ti blocco, io ti devo cercare di non far più far danni. E ho i metodi per farlo. Ricordatevi sempre che tollerare tutto, il buonismo, tollerare tutto, fare finta di niente, sono le cose più sbagliate e deleterie che esistano. Guardate cosa sta succedendo con i talebani, che si potevano fermare prima, molto prima, si potevano eliminare prima, ma sempre per colpa di quei schifosi buonisti. Ma perché? Come mai? Adesso guardate i risultati di quello che è arrivato. Guardate che schifo è successo. Questo succede quando uno abbassa sempre la guardia, quando uno dice vabbè, ho paura o non dico niente e lasciamo correre. Queste sono le cose che capitano quando tu e già ne vedi pochi, già vedi delle cose così e tu non intervieni mai. Questo è la cosa più sbagliata da fare in assoluto. È proprio come in un organismo quando il tuo sistema immunitario non interviene mai e poi tu ti ammali seriamente e passi a miglior vita. Questo succede, quindi ci vuole un sistema immunitario bello potente, ci vuole la pulizia, basta truzzi, basta feccia, basta gente che rompe le palle. Quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete avuto purtroppo, quasi sicuramente esperienza con questa gentaglia. Cosa ne pensate e secondo voi
cosa succederà qui a Giaveno, che cosa scopriremo. Perché secondo me nelle prossime puntate scopriremo delle cose veramente, veramente, come si dice, interessanti. Oh, ma veramente, non l'avrei mai detto. È il momento di agire. Adesso non so come mai, c'ho proprio voglia di azione, ragazzi. Tolleranza zero. Questo vedete quando io non dormo di notte cosa succede, figurate. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao.